Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware della FlySky FS-I6. Questa guida è valida anche per gli altri brand come Ishin e Turnigy. Con l'upgrade del firmware si aggiungono tante novità come il timer, l'RSSI, 14 canali e molto altro. Per poter aggiornare il firmware vi serve il cavo aggiornamento. Fate attenzione perché per la FS-I6 ci sono due tipi di cavi, quello aggiornamento e quello simulatore. Il cavo simulatore non va bene e con questo cavo non è possibile aggiornare la radio. Per far funzionare il cavo aggiornamento è necessario installare anche i driver CP210. In descrizione trovate il link al cavo e ai driver. Per prima cosa scarichiamo il firmware. Come sempre il link è in descrizione. Arrivati alla pagina scegliamo l'ultimo firmware disponibile e lo scarichiamo. Una volta completato il download, estraiamo la cartella e cancelliamo l'archivio zip perché non ci serve più. All'interno della cartella troviamo 4 file. I primi due sono gli updater, ovvero il programma che useremo per fare l'aggiornamento. Scegliete il primo se il vostro sistema operativo è a 32 bit, il secondo se è a 64 bit. Gli altri due file sono i firmware. Il primo è per le radio normali, il secondo è per le radio che hanno la modifica della switch E. Se non avete aggiunto una switch alla vostra radio, scegliete il primo file. Ora colleghiamo il cavo aggiornamento alla radio ed al PC. Accendiamo la FlySky mandando entrambi gli stick in basso a sinistra e scendiamo verso il basso fino a trovare Firmware Update, quindi lo selezioniamo premendo OK. Premiamo un'altra volta OK per confermare e diamo Yes. Adesso avviamo l'updater, il mio sistema operativo è a 64 bit, quindi scelgo questo file. Ora dobbiamo scegliere la versione firmware adatta alla nostra radio. Alla mia FS-I6 non ho fatto la modifica per aggiungere un interruttore switch, quindi scelgo questo file e premo Enter. Se vi appare una schermata dove vi chiede di selezionare la porta COM e voi non sapete quale scegliere, provatele tutte fino a trovare quella giusta. Proviamo con la COM 1. Come vedete il programma si chiude, significa che non è la porta corretta. Avviamo di nuovo l'updater. Proviamo con la COM 6 e come vedete parte il processo di aggiornamento. Una volta completato abbiamo finito, il firmware è installato. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware della FlySky FS-I6. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.